Lucio, zio Lucio, quello di zio Vittorio. Al figlio che sta alla Francia. Però ne ha mai visto. A Iesti sì, la via di lì che ci ha avuto una volta a casa. Lucio quello di Conti. Sì. Che prima ci aveva gli arredamenti. No. Chi scusa dice Lucio di Santo. Che hanno lui vero. No, tu stai dici chi è là? E chi non è isso, no? Io non so se c'è luce a fondo dei miei arredamenti. No, aspetta. Quindi se dici tu chi sta andando a parlare per caso, dopo trovo. No, io è luce di Sanz. No. Chi di mobile non lo vuole? No, chi di arredamenti chi è Antonio? Antonio, chi sta fu? Bravo, Andò. Sì, sì. Io diciamo sto tra l'Olide e Santa Anastasia, però dentro la placca dicevo. Com'è la zona? No, no, sta buono, tranquillo. A parte ogni tanto l'estate che dalla parte di casa vanno sempre più bene là, però. A noi pure una volta ce l'hanno venuto. Oh, pare che non è più presentato, no? Thank you.
Accomunate da 4 punti in classifica e da qualche partita da recuperare, Fondi e Brixen si trovano di fronte questa sera per scacciare via le insidie della bassa classifica in un match che vale molto più dei 2 palio. Buonasera amiche e amici di Eleven Sports, amanti della pallamano, e benvenuti al passaporto di Fondi da Vittorio Pannone, dove tra poco assisteremo a questo match delle 17 tra Banca Popolare di Fondi e Brixen, match valido per la 12ª giornata di Serie A Beretta maschile. Nella scorsa giornata il debutto del mancino ucraino Kolodiuk per il Brixen non ha portato bene alla squadra altoatesina, sconfitta in casa dall'Acqua e Sapone Junior Fasano per 30-31. Ora la squadra guidata da Davor Ciutura dovrà provare a risollevare la testa per far sì che il ritardo in classifica dovuto ai match rinviati non diventi certezza per effetto dei punti persi. La prima opportunità di riscatto si chiama Banca Popolare di Fondi, anche se però i laziali in casa danno il meglio di sé e proprio qui hanno colto i loro 4 punti stagionali nelle vittorie contro Trieste e Cingoli. Come vedete dalle immagini, le squadre si accingono a entrare sul terreno di gioco. Andiamo allora a leggere le formazioni, partendo dalla squadra ospite, il Brixen, che si presenta a questo appuntamento con il numero 21 Valerio Sampaolo, con il numero 91 Michael Ploner, numero 3 Riccardo Pivetta, numero 40 Davor Ciutura, numero 75 Zanislav Kolodiuk, numero 61 Christian Mitteruzner, numero 7 Martin Amato, numero 34 Felix, numero 10 Andrea Basic, numero 81 l'ex di questa partita Andri Tiballi, l'allenatore lo ricordiamo è Davor Ciutura. Per il Fondi invece, con il numero 12 per Polonto Giovanni, numero 11 Luigi Arena, numero 3 Francesco Cascone, numero 2 Antonio Ciccolella, numero 6 Piero De Benedetto, numero 22 Stefano De Torre, numero 19 Luca Macera, numero 23 Dario Mangioca, numero 7 Alessio Miceli, numero 39 Gabriel Monreale, numero 17 Nestor Pennacchio, numero 4 Valerio Pinto, numero 24 Daniele Ponticella, numero 32 Vincenzo Rotunno, numero 31 Maxim Voljuvac e con il numero 88 Luciano Zizzo, l'allenatore dei rossoblù, lo ricordiamo, è Giacinto De Santis. La coppia arbitrale di questa sera è formata dai signori Cosenza e Schiavone. Prima che le squadre diano il via alla partita, andiamo un attimo a leggere quello che è il programma completo di questa 12ª giornata di andata di Serie A Beretta maschile, che è partita con la gara delle 16:30, quella che vede di fronte Albatro Siracusa e Santarelli Cingoli. Poi c'è il match delle 17, quello che andremo a commentare tra poco, tra Banca Popolare Fondi e Bressanone, il match delle 18 tra Comsano e Eppan, e il match delle 19, quello tra Acqua e Sapone Junior Fasano e Alperia Milano. Rinviata la sfida tra Trieste e Sanumificio Riva Molteno, mentre le altre sfide, quelle di Raymond Sassari contro il Pressano e quella di Ego Siena contro il Bolzano, si giocheranno rispettivamente la prima il 3 dicembre e l'altra il 9 dicembre a causa degli impegni nelle coppe europee del Sassari e del Siena. Fondi che non gioca praticamente dal 31 ottobre, quando ha vinto qui proprio al Palasport l'ultima gara contro il Cingoli. In quell'occasione la squadra allenata da Giacinto De Santis si è imposta sulla formazione marchigiana per 26-25, ottenendo di fatto la seconda vittoria in questo campionato. Per il resto, in 9 partite giocate, la squadra fondana fa registrare 2 vittorie e 7 sconfitte. Il Bressanone invece ha giocato l'ultima di campionato sabato scorso, il 14 novembre, contro la Junior Fasano, anche se però la squadra di Davor Ciutura, come già abbiamo detto in apertura di telecronaca, è stata battuta dalla Junior Fasano con il punteggio di 31-30. Ricordiamo che prima della scorsa settimana tutte le squadre del campionato erano state ferme per festa nazionali. Tutto pronto qui al Palasport, si attende solo il fischio da parte della coppia arbitrale. Lo ricordiamo ancora una volta, è composta questa sera dai signori Cosenza e Schiavone, due squadre che daranno sicuramente spettacolo. Nel frattempo è iniziata la partita, diciamo, due squadre che vorranno dare spettacolo, perché entrambe appaiate a 4 punti, anche se il Bressanone con 3 partite da recuperare, quelle contro Cingoli, Merano e Siena, il Fondi la partita ancora da giocare contro Cassano Magnago. Partito il match con il Fondi che attacca, il Bressanone che si difende subito alto. Arena
posizione di terzino destro, scaricato per De Torre, centrale che adesso si appoggia su Piero De Benedetto. Il passaggio di De Benedetto a cercare forse Pennacchio, la palla comunque è stata deviata dai giocatori del Brixen ed è terminata in rimessa laterale, battuta in questo momento dalla Banca Popolare Fondi. De Benedetto, l'accelerazione di De Benedetto che poi si porta sui 6 metri, viene messo giù e qui arriva a 9 metri fischiato dagli arbitri. 9 metri battuto in questo momento. Arena, circolazione di palla della formazione in casacca rosso-blu. Arena perde il pallone in fondi, ne approfitta Bressanone che riparte con il numero 11, però sbaglia tutto. Grossa chance qui per Bressanone, ci ha provato con il numero 61, chiedo scusa, Christian Mitteruzner. Pallone è terminato fuori, è stato però il fallo fischiato a suo favore, a favore del Bressanone. Sul punto di battuta si porta con si è portato, scusate, scusa, abbiamo avuto qualche problema tecnico, il numero 40 Davor Ciutura, quindi 1-0 per Bressanone, 1-40 sul cronometro, fondi già sotto di 1. Arena fa girare il pallone adesso il fondi, Cascone, De Torre, Arena, perde qui il pallone la Banca Popolare ed è stato fischiato 9 metri. Gli arbitri invitano quelli del Brixen ad allontanarsi per concedere la rimessa in gioco. Cascone, De Torre, Arena, non ci sono grossi spazi. Arena ha provato a servire Ponticella sui 6 metri, perso però il pallone, o meglio non è riuscito ad agguantarlo nel migliore dei modi il pivot di Fondi, ex capitano del Gaeta. Bressanone adesso in attacco con l'opportunità di portarsi sul più 2, quindi sul break di vantaggio. Amato, Ciutura, provato a servire posizione di ala destra Miloger, nulla da fare però. Fondi ora in possesso di palla, Fondi che adesso può portarsi sulla situazione di parità. Cascone, De Torre, sempre alta la difesa del Bressanone. De Torre, si fa vedere Arena, si va a trovare lo spazio Arena, poi la risposta pronta di Valerio Sampaolo. Stasera tra l'altro sarà anche sfida da portieri, Vogliovaz per il Fondi, Sampaolo per il portieri del nostro campionato, che questa sera si sfideranno a suon di parate. De Torre, Fondi in possesso palla, ancora il capitano rossoblu a dettare lo schema, ma molto alta la difesa, marcatore individuale sui giocatori del Fondi. Pizzizzo pescato dal compagno, spara però di Valerio Sampaolo, riparte il Bressanone. Amato perde il pallone in attacco, la squadra bissinese, pallone perso dall'ex Henry Tiballi, riparte Fondi, deve accelerare la manovra, poi però qualche problema nel rimettere la palla velocemente in attacco e quindi ragiona ora la squadra allenata da coach De Santis e fa girare il pallone per trovare gli giusti spazi. Arena, l'appoggio su Pennacchio che perde il pallone, poi commette un'infrazione di palleggio irregolare, quindi palla adesso tra le mani di Bressanone che si è già portato in zona di attacco. Amato, Pivetta, scambiano i due nello stretto, chiama il pallone Ciutura che si appoggia su Koloduk. Ciutura
a dettare i ritmi di gioco ai suoi. Koloduk, Amato, Ciutura, ancora Amato, il tiro di Amato sporcato, ma c'era stato un 9 metri fischiato a favore di Bressanone. Basic, battuto il fallo dai 9 per Bressanone. C'è stata una regolarità in difesa commessa dalla Banca Popolare Fondi, quindi il Brixen che staziona lì in attacco a dar fastidio alla difesa dell'HC Fondi. Basic, Amato, dai 9 metri Amato all'indietro, perde il pallone Bressanone, non ne approfitta Fondi che non arriva in tempo sul pallone, poi però il contropiede della squadra di casa, nulla da fare però, qui il fallo tattico di Pennacchio su San Paolo, riparte velocemente la squadra in maglia bianca, Ciutura, Koloduk ha provato l'appoggio rapido per Mulogger, nulla da fare però, è ripartito Fondi che si riversa velocemente in attacco, De Benedetto, il destro di De Benedetto con il gambone destro, San Paolo a dire di no, e qui era buona l'azione costruita, manovrata in velocità dalla Banca Popolare Fondi sul tiro di De Benedetto, però si è fatto trovare prontissimo Valerio San Paolo, che con il gambone destro ha messo il pallone fuori. Ora il Brixen con la sfera di gioco tra le mani a far girare la palla. Martin Amato, si fa vedere Andrea Basic, uno dei due pivot del Brixen insieme a Andy Tiballi. Koloduk, il fallo su di lui. E arriva un 2 minuti per Luciano Zizzo, numero 88 alla sinistra del Fondi, per il fallo commesso su Basic nella azione di poco fa. 9 metri quindi per Bressanone, che viene battuto in questo momento. Ciutura, Koloduk, ancora Devor Ciutura, Martin Amato, Koloduk, si fa vedere Amato in posizione centrale, ancora per Koloduk, libero Ciutura, poi però era libero anche Basic sui 6 metri che raccoglie il pallone, lo mette dentro alle spalle di Maxim Vojvac, e il Brixen dopo 7 minuti e 20 secondi di gioco in questo primo tempo va a fare 2-0 e va a trovare il primo break della partita. Fondi allora sotto di 2, andato a rincorrere il doppio svantaggio. De Benedetto per Arena, la marcatura individuale su De Torre asfissiante, il tiro di Arena qui forzato, chiamato quasi a questo tiro il numero 11 di Fondi per la marcatura strettissima in difesa di Bressanone, e qui è arrivato 2 minuti commissionato al numero 81 di Bressanone, al numero 61 di Bressanone, chiedo scusa, Cristian Mitteruzzi, perché quindi lascia i suoi con un uomo in meno. 9 metri fra poco a favore della Banca Popolare Fondi, si attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo preciso istante, ed è Benedetto Arena, circolazione palla della squadra di casa. De Benedetto, Arena, ha lo spazio per andare, lo trova e va a mettere il pallone alle spalle di Valerio San Paolo per la prima rete della Banca Popolare, realizzata, lo ricordiamo, da Luigi Arena, 2-1, dimezzato lo svantaggio per Fondi. Brixen ora in attacco, Basic, Amato, Ciutura. Ciutura dall'indicazione, poggia su Koloduk, c'è stato però un'infrazione di Fondi, raccoglie il pallone De Benedetto che poi ha provato a scaricare subito in porta con San Paolo uscito per concedere spazio all'extra player, non è stato però bravo l'argentino a mettere il pallone in porta, una porta completamente sguarnita, si è lamentato De Santis con lui perché magari
poteva avanzare trovando maggiore ampiezza. Qui Voliuaz, la risposta con il braccio sinistro, Bennacchio con il sinistro anche lui, però San Paolo ancora una volta un errore dovuto dalla fretta, questo di Fondi come nelle azioni precedenti ha provato a far male al Bressanone togliendolo di sorpresa con San Paolo fuori dai pali, prima il pallone fuori, adesso l'intervento del portierone del Brixen a dire di no al Fondi, che quindi nel giro di un minuto ha sprecato due gute chance per portarsi in situazione di pareggio. Segnalazione di passivo, il tiro qui, la traversa di Devor Ciutura, si salva Fondi che può ripartire con questa azione di attacco. Deve appoggia su Arena che ha lo spazio per andare, lo trova e va a mettere dentro il pallone del 2-2 trovando la sua seconda rete personale. Luigi Arena dopo 10 minuti 2-2 tra Fondi e Brixen. Stabilito il punteggio di parità dunque. Brixen in attacco. Amato, Basic il palleggio, poi si appoggia su Ciutura, Kolodiuk con il mancino, sempre su Ciutura, fermato però l'ucraino 25enne del Brixen, arriva il 2 minuti sanzionato al capitano di Fondi Stefano De Torre. Fondi adesso con 6 uomini, con un uomo in meno. Il Brixen che può far male in questa azione di attacco approfittando della superiorità numerica. Ciutura si fa vedere, Pivetta servito in questo momento, poi Arena, è stata la bella risposta di Voliuvas, nel frattempo l'avete vista, De Benedetto, Arena, ora De Santis che con l'ingresso di Gascone sfrutta l'extra player rinunciando all'uscita di Voliuvas fra i pali. Cascone, De Benedetto, Arena, palleggio di Arena che poi viene fermato, riesce però ad appoggiarsi su De Benedetto, all'indietro per Pennacchio che potrebbe liberare il mancino, fermato però il numero 17 alla sinistra della Banca Popolare Fondi, 9 metri già battuto. De Benedetto, Arena, l'appoggio per De Benedetto ancora fermato, 9 metri. Quando i minuti trascorsi in questo primo tempo sono quasi 12. Il destro di Arena, sfortunato, palla che si è stampata sul palo, si salva qui Bressanone che adesso può ripartire in attacco dopo il fallo fischiato ai danni della Banca Popolare Fondi. Ciutura, Amato, ancora Devor Ciutura che dà le indicazioni ai propri compagni. Ciutura, l'appoggio su Polo Duke, il fallo però di Ciutura, forse un passo di troppo per lui. Brixen che si schiera in difesa, ad ora il Fondi che deve contrattaccare e va la concreta opportunità qui la squadra di De Santis di portarsi sullo più uno, vediamo come si svilupperà questa prossima manovra di attacco. Cascone, Arena, il passaggio per De Benedetto, ancora Luigi Arena, si appoggia su Francesco Cascone, fa vedere Ponticella a dare una mano. Qui Arena imbeccare sui 6 metri Cascone, 9 metri, c'è stato il fallo fischiato dai direttori di gara. Arena, De Benedetto, ancora Luigi Arena a scavalcare con le finte, la difesa di Brixen fa tutto da solo, Luigi Arena 3-2 e i tre gol del Fondi hanno tutti la firma di Luigi Arena. Qui il sinistro di Kolodiuk, palla che termina fuori, si è salvato Fondi con Voliuvas che è rimasto a guardare, si è riversato già in attacco alla squadra di casa. Qui c'è stato un fallo fischiato dai direttori di gara, Costanza e Schiavone. Nell'azione precedente però era rimasto a terra Luigi Arena nel tentativo di attacco di Brixen. Infatti
Vedete, lo spazzolone va a intervenire proprio in quel punto del campo. Viene accompagnato fuori Luigi Arena, che vediamo leggermente zoppicare. Ci auguriamo che non sia nulla di grave per lui. Vediamo se De Santis lo schiererà in campo o meno. Sarebbe un'assenza pesante per la Banca Popolare Fondi dopo quella di Vulic tra le fila del Brixen, ma anche invece di Giulio. Qui si addormenta De Torre, che perde il pallone, un'ingenuità. 3, il numero 61 del Brixen, ingenuità costata cara al Fondi, quella di De Torre, che ha perso il pallone con un contropiede vincente. Ha approfittato il Brixen, che ha dovuto a pareggiare il punteggio sul tabellone. De Torre, Fondi, stazione in attacco adesso. Cascone, ancora Francesco Cascone, Pennacchio, l'appoggio quasi maldestro di Pennacchio per De Torre, che poi si infila, fa tutto da solo il capitano di Fondi e si fa perdonare dall'errore precedente. 4-3 per la Banca Popolare e più uno ai danni del Bressanone. Bressanone che ora si affaccia dalle parti di De Torre e compagni a dar fastidio, a tentare di scardinare la difesa della Banca Popolare Fondi. Ciutura, il tentativo di Koloduk di servire Basic sui 6 metri, nulla da fare, ha letto bene questa azione la difesa di Fondi, che riparte ad ora con De Benedetto. Ponticella, De Benedetto, che nessuno dei suoi compagni è libero per poter andare a far male alla difesa del Brixen. Giro palla quindi ragionato dell'HC Fondi. De Torre, Cascone, l'appoggio su De Benedetto, il passaggio poi su De Torre, che con un sottomano prova a sorprendere San Paolo, che però non si lascia cogliere impreparato. Qui il tentativo di scavalcare la difesa di Fondi del Brixen, nulla da fare però, pallone letto ora dalla difesa delle maglie bianche. Aveva perso per un attimo il pallone Fondi, poi c'è stato il fallo fischiato però di gara, e quindi rimane lì la formazione rosso-blu con De Torre, che avete visto dare indicazioni a Pennacchio a dire calma, stiamo calmi, ovviamente la partita è lunga. De Benedetto fermato, stava provando ad andarsene da solo verso la porta avversaria. Cascone, Arena, Cascone, l'appoggio su Piero De Benedetto, il destro di De Benedetto troppo centrale però per San Paolo, che si oppone, poi c'è stato forse un fallo, ripartito però il Brixen, che con il mancino di Felix Mühlhogger, classe 2002, fa mettere dentro il pallone del 4-4. Fallo qui su Luigi Arena, che fortunatamente è ritornato in campo, quindi la botta di prima non era niente di particolarmente grave. Cascone, De Benedetto, centrale a servire Arena, giro palla della formazione di casa. Arena, Arena fermato, doveva guadagnarsi 9 metri l'ex giocatore della Tellana Handball, classe 2003, lo ricordiamo, giovanissimo Luigi Arena. Fallo qui in attacco di Fondi, può ripartire Bressanone, si ferma poi Mitterrand, ciutura, l'appoggio su Koloduk, che va a liberare Felix Mühlhogger, perso per un attimo il pallone il numero 34 di Bressanone, poi ciutura, c'era stato però un'irregolarità nella rimessa in gioco
del Brixen e quindi l'arbitro ha fatto ripetere. Ciutura centrale, l'appoggio su Mitterusner in posizione di terzino sinistro. Ciutura si libera con una gran finta e poi va a mettere il pallone alle spalle di Boljuvac. Gran gol di Devor Ciutura, spagnolo classe 79, che ha sorpreso la difesa della Banca Popolare con una finta, ha scavalcato il difensore avversario, è andato a infilare il pallone dietro le spalle della porta difesa da Maxim Boljuvac. 5-4 per Bressanone, ma ora c'è l'opportunità per il Fondi di andare a pareggiare con questo tiro ai 6 metri realizzato da Piero De Benedetto, che l'ha messa alla destra di San Paolo, che aveva anche intuito, a dir la verità, il tiro dell'argentino. Nulla da fare però per l'estremo difensore di Brixen. Pallone dentro, 5-5, ristabilita la parità tra Fondi e Bressanone. Ciutura, il passaggio per Koloduk, ancora Ciutura, si fa vedere Teruzner. Ciutura, fallo da 9 metri su di lui, permane lì in attacco il Bressanone. Basic a chiamare lo schema, Fondi schierato sui 6 metri, Koloduk con il mancino, per un attimo lo aveva perso, poi lo riconquista Devo Ciutura, il fallo in marcatura individuale di Luigi Arena. Ciutura, Koloduk, ancora Ciutura, il destro di Ciutura, le finte, ancora una volta fa tutto bene Devor Ciutura, 6-5 più 1 per Bressanone. E nell'azione opposta Cascone a trovare la rete del 6-6. A Ciutura ha risposto immediatamente Fondi con Francesco Cascone, giocatore classe 87, che ritornò quest'anno tra le fila di Fondi dopo l'esperienza di qualche anno fa, lui che ha vestito anche la maglia del Gaeta. Ciutura, base a tagliare sui 9 metri, ad appoggiarsi sui compagni. Basic pesca il pallone sui 6 metri e poi lo mette dentro per il 7-6 a favore di Brixen. Mancano poco meno di 10 minuti al termine di questo primo tempo tra Fondi e Bressanone, con il punteggio che vede la squadra ospite in vantaggio di più 1, 7-6. Le squadre, lo ricordiamo, sono appaiate a 4 punti in classifica. Il Fondi però ha una partita da recuperare contro Cassano Magnago, il Brixen addirittura 3 match da recuperare, quelle contro Cigoli, Merano e Siena. Fondi in attacco e arriva il gol con Daniele Ponticella, 7-7, quindi stabilita la parità in un amen da parte della formazione di casa. Match combattuto, le due squadre non si stanno risparmiando. Mitterusner, Brixen in possesso di palla, Ciutura, l'appoggio all'indietro per Ramato, si fa vedere Pivetta che taglia l'area, si appoggia su Ciutura a liberare New Logger, che però perde il pallone, poi invece l'ha servito per Basic, la risposta, la pronta risposta di Boljuvac, a dire di no al numero 10 di Brixen. I De Semetri aveva provato a infilare il pallone in porta. Fondi ora in attacco, Arena, Cascone, ancora per Luigi Arena, Cascone posizione centrale. De Benedetto, Francesco Cascone a tagliare l'area, poi si appoggia su Arena. Le finte di Arena, Cascone a liberare Pennacchio con il mancino, palla che termina fuori. Qui ghiotta chance per Fondi, non ne ha approfittato Nestor Pennacchio con il mancino, palla che è terminata non di molto al lato della porta di Valerio San Paolo. E ora Bressanone con le contromisure ha l'opportunità di portarsi sul più uno. Amato,
Mitteluzner sui 6 metri per Basic, che in caduta con un pallonetto mette il pallone dentro, gol convalidato 8-7, quindi per Brixen. È rimasto però a terra il numero 34, anzi no, chiedo scusa, da qui non riusciamo a capire. Si trattava di Martin Amato con il numero 7, giocatore classi 92 del Brixen. Gol per il Bressanone è stato nel frattempo, l'abbiamo già detto, convalidato, quindi la squadra di Tutura è avanti nel punteggio di più 1 con 2 minuti sul cronometro, sono 23 e mancano 7 alla fine di questo primo tempo. Fondi in attacco, fa girare il pallone con De Benedetto, si fa vedere in questo momento Luigi Arena, l'appoggio per Pennacchio che raccoglie la palla, poi con il mancino scarica il pallone in porta, la traversa, non sfortunato qui questa volta, aveva preso la porta Pennacchio, è ripartito velocemente Brixen in attacco, interruzione da cercare Basic che si gira, poi trova la grande opposizione di Maxim Bojubac, ma stava facendo preziosissimo quel pallone Basic, un pallone che era arrivato praticamente in malo modo. Gol di Arena in caduta, che però non viene convalidato. Anzi sì, è stato convalidato adesso, quindi 8-8. Il gol convalidato a Luigi Arena, ristabilita la parità. La decisione degli arbitri ci aveva per un attimo ingannato. Il fatto sta che il tabellone dice 8-8, quindi lo ripetiamo, convalidata la rete di Luigi Arena. Brixen in attacco per riportarsi in vantaggio. Ciutura, Koloduk, Ciutura su Mitteluzner. Tentativo qui di tiro da parte di Stanislav Koloduk, non è acquisto del Brixen, che ha già disputato la prima partita nella scorsa gara contro la Unione Fasano, gara che lo ripetiamo è stata vinta dai pugliesi per 31-30. Qui Basic con il destro ha provato a sorprendere Bojubac, stato trattenuto però il numero 10 di Brixen dal numero 3 di Fondi, ovvero Francesco Cascone, quindi ci sarà un 7 metri per il Bressanone. La banca popolare con un uomo in meno. Ciutura sul punto di battuta. Ciutura contro Bojubac. La prima finta di Ciutura. Poi con il secondo tiro mette il pallone alle spalle di Bojubac, Devor Ciutura, 9-8 più 1 per Brixen. Secondo tentativo andato a segno per il numero 40 di nazionalità spagnola del Brixen. Arena perde il pallone fondo in attacco, Bressanone può approfittarne, Ciutura la porta sguarnita e non sbaglia, Devor Ciutura, secondo gol consecutivo per lui, 10-8 più 2 per Bressanone, break di vantaggio quindi per la formazione ospite. Brutto errore in attacco dello Fondi, ne ha approfittato subito la formazione brissinese per far male alla squadra di Tesantis, che con l'extra player e quindi con Bojubac fuori dai pali aveva la porta completamente sguarnita. Qui ci ha riprovato un'altra volta Brixen, tempestivo però l'ingresso in campo di Bojubac. Arena, De Torre centrale, si è cambiato di posizione con De Benedetto, l'appoggio poi su Luciano Zizzo, ancora De Torre, lo carico su
Arena. Dialogano ancora i due. Prima però il time out chiamato da Giacinto De Santis. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Popolare di Fondi, noi abbiamo un breve spot pubblicitario. Terminate le direttive dei due allenatori, torniamo live per la telecronaca di questo incontro tra Banca Popolare Fondi e Brixen. Brixen ha il punteggio per 10-8, ora però è il Fondi che può attaccare per dimezzare la situazione di vantaggio. De Torre, Arena. Il passaggio per De Benedetto, De Torre centrale a ragionare per il suo, a vedere Ponticella che si appoggia su Arena. Arena dietro per Piero De Benedetto, che poi va da Luigi Arena, posizione di terzino sinistro, raccoglie il pallone sui 6 metri, Ponticella si fa trovare pronto però Valerio San Paolo. Gli arbitri hanno ravvisato un fallo dai 7 metri a favore della Banca Popolare Fondi e sul punto di battuta si porta per la seconda volta Piero De Benedetto, che prima ha messo il pallone dentro. Qui nessuna finta per l'ex giocatore di River Plate, pallone alle spalle di Valerio San Paolo, 10-9. E ora Brixen avanti solo di uno. Quando mancano poco meno al primo tempo. Mitterlener in posizione centrale, il passaggio per Ciutura. Servito Ciutura, il destro di Ciutura, pallone dentro. Ancora un grandissimo gol di Devor Ciutura. Praticamente scampo a Boliuvaz. E Brixen che si è riportata sul doppio vantaggio. Arena, De Benedetto. De Torre a chiamare lo schema per i suoi. Taglia il campo Cascone. Arena. De Benedetto, il destro di De Benedetto come un gatto su quel pallone a Valerio San Paolo. Che riflessi da felino per il numero 21 di Brixen, che ha sventato questo tiro non particolarmente centrale da parte di Piero De Benedetto, però molto insidioso. Ciutura, Mitterlutzner, Kolodiuk, fallo di sfondamento in attacco dell'ucraino. Qui Cascone, però non ha approfittato con la ripartenza veloce, quindi si schiera velocemente in difesa. Il Brixen tutta arroccata oltre la linea dei 6 metri, quasi su quella dei 9, anzi su quella dei 9. De Benedetto, De Torre, Arena, De Benedetto. L'ultimo giro di orologio in questo primo tempo, ultimi 60 secondi. De Benedetto servito da De Torre, poi il capitano dei Fondi dai 9 di San Paolo, niente da fare però, tiro troppo debole per poter inserire uno come San Paolo da quella distanza. Qui è arrivato il time out chiamato da Ciutura. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone.
la nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. E noi andiamo un'altra volta in pubblicità. Tornati live dal Palasport di Fondi per questa sfida della dodicesima giornata tra Banca Popolare Fondi e Brixen. Risultato di 11-9 a favore della formazione in Banca, che lo vedete in questo momento con il pallone tra le mani a gestire questi ultimi 30 secondi di gioco del primo tempo. Colodiuk a servire libero, Pivetta in posizione di ala sinistra, il gran gol di Riccardo Pivetta. Giocatore classe 98, più 3 per Bressanone, 12-9. Pennacchio, dare il mancino, anzi no, per finire, va a appoggiarsi su Ponticella. Il fallo però, come alla difesa di Brixen, arriva anche 2 minuti, sanzionato al numero 10, Andrea Basic. Che lascia il campo. E lascia i suoi con un uomo in meno, ma è praticamente finito il tempo. De Benedetto, il tiro di De Benedetto, arriva il suono della sirena, finisce questa prima parte di gara tra Fondi e Bressanone con il Brixen avanti nel punteggio 12-9, 10 minuti di intervallo e poi ci ritroviamo per il secondo tempo tra Fondi e Bressanone.
Edem out. Dunque, rieccoci collegati dal Palasport di Fondi per assistere a questo secondo tempo tra Brixen e Banca Popolare Fondi. Il primo tempo si è concluso con il punteggio di 12-9 a favore della squadra in maglia bianca, che vedete ora in possesso di palla, attaccare dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Il Salone che ha finito il primo tempo quindi con il punteggio di +3 ed ora ha l'opportunità di portarsi addirittura sul +4 in una sfida tutto sommato equilibrata, in cui protagonisti sono i due portieri, Voljovac da una parte, San Paolo dall'altra. Proprio Voljovac in questa occasione ha sventato il tiro del Brixen, e qui De Benedetto ne approfitta con la porta squarnita del Bressanone, mette dentro il pallone del 12-10. Quindi su una possibile azione di attacco del Brixen, poi il contropiede
un pallone perso, Fondi è andato a far male alla squadra allenata da Davor Ciutura. Ibaldi ha servito con il numero 75 Koloduk. Nulogger, il passaggio per Koloduk ancora, poi Amato, Ciutura, ancora Martin Amato, le finte di Amato che fa tutto bene, poi trova lo scarpone di Voliwatz che si esalta per la seconda volta consecutiva. De Benedetto, Fondi in attacco, qui brutto pallone però, bruttissimo pallone di Piero De Benedetto che non riesce a servire nel migliore dei modi Luciano Zizzo, libero in posizione di ala sinistra. Brixen adesso con il pallone proprio possesso che si riversa in attacco. Amato, Ciutura in posizione centrale, dà le indicazioni ai propri compagni. Ancora Ciutura, si fa vedere Koloduk. Ciutura, l'appoggio su Amato. Il tiro di Ciutura, la terza risposta di Voliwatz, la terza bella parata consecutiva di Maxi Voliwatz che è iniziato alla grande questo secondo tempo. De Benedetto, le finte di De Benedetto, mette il pallone dentro, c'è stato però un'infrazione di passi dell'argentino, quindi la rete non è stata convalidata. Il Brixen in attacco però con Mulogger spreca clamorosamente questa azione a tu per tu con Voliwatz. Arena, il destro di Arena, è una partita di ping pong adesso, si esalta anche però Valerio San Paolo che dice di no al numero 11 della Banca Popolare Fondi. Il risultato che rimane sul 12-10 e non si schioda da lì. Koloduk, Amato, Amato temporeggia, voleva andare da Ciutura, poi ci ripensa e va da Stanislav Koloduk. Amato, Ciutura servito in questo momento. Ciutura per Koloduk che con il mancino realizza un gran gol per Brixen, anche se però ora il Fondi si riporta in attacco, trova la rete con Ponticella, 13-11, immediata la risposta della Banca Popolare Fondi alla bella azione combinata da Ciutura e Koloduk, i due stranieri del Brixen che hanno dato spettacolo con quel tiro al volo di pochi attimi fa. Koloduk, Amato, ancora Stanislav Koloduk, Amato servire Andrea Basic che ha lo spazio per andare, lo fa, trova la risposta di Voliwatz, c'è stato però un fallo fischiato su Basic, quindi inevitabilmente gli arbitri Cosenza e Schiavone proclamano un 7 metri a favore del Bressanone. Sul punto di battuta non può che portarsi Davor Ciutura che nei due duelli precedenti contro Voliwatz non ha sbagliato, qui Ciutura contro Macera, nulla da fare però per il giovane portiere di Fondi. Ciutura mette dentro il terzo tentativo personale dai 7 metri. La cosa più importante, fa 14-11 per il Brixen e quindi più 3 per la formazione altoatesina. Fondi ora in attacco, Cascone, Arena. Arena con una serie di finte ha provato ad insinuarsi tra la difesa del Brixen, nulla da fare però per il giovane terzino destro. Qui errore di De Benedetto, non sanzionato dagli arbitri che fanno giocare la palla, era terminata involontariamente sul piede di Piero De Benedetto, pallone perso da Fondi però, e quindi il Brixen che si porta velocemente in attacco, trova la rete con l'ex Henry Tiballi che non ha perdonato e ha fatto 15-11 per il Bressanone. Cascone, alta sulla linea tratteggiata dei 9 metri, tutta la difesa del Brixen, De Benedetto. Cascone, l'appoggio per De Benedetto. E poi
va a liberare Arena. E Arena che a tu per tu con Valerio San Paolo non può sbagliare. 15-12 e si riporta sul meno 3 fondi. Errore in attacco qui del Brixen, errore di partenza però anche del Fondi, e quindi Bressanone che rimane lì. Pallone perso, il Fondi lo riconquista. De Benedetto può lanciare il contropiede, poi preferisce appoggiarsi su Arena che con il destro mette un gran gol alle spalle di San Paolo, fa 15-13. Meno 2, e arriva anche l'approvazione di De Santis ai suoi dalla panchina. E poi il pugno d'intesa con Nestor Pennacchio. Fondi che nel giro di un attimo ha dimezzato lo svantaggio di meno 4 e si è portato sul meno 2. Koliduk. Ciutura. Martina Amato, ancora Devor Ciutura, il destro di Ciutura e poi la risposta a mettere il pallone fuori di Voliuvaz, riparte Fondi. Arena Cascone, Pennacchio, Arena De Benedetto. Arena per Cascone che viene fermato, 9 metri fischiato alla Banca Popolare Fondi. 9 metri battuto, già battuto dalla squadra di casa. Pennacchio, Arena, De Benedetto centrale per Cascone, servito ora De Benedetto, Arena, il pallone per Pennacchio che riesce a raccoglierlo. Cascone, l'appoggio su Luigi Arena, Cascone centrale, si fa vedere Ponticella che si appoggia su De Benedetto, il destro di De Benedetto, un fulmine a ciel sereno di Piero De Benedetto che fa 15-14 e porta la Banca Popolare sul meno 1. Ha tirato fuori un bolide Piero De Benedetto, qui però la rete di Felix Mühlhöger, classe 2002 del Brixen, 16-14, nuovamente più 2 per la formazione ospite. Fondi d'attacco con De Benedetto fermato e quindi ci sarà un 9 metri. Nemmeno il tempo di apprezzare il bellissimo gol di De Benedetto che dall'altra parte ha subito risposto il Brixen con Felix Mühlhöger. Banca Popolare in attacco adesso però con De Torre, marcatore individuale di Valli su di lui, De Benedetto, De Torre, brutto il passaggio per De Benedetto che poi raccoglie il pallone e lo mantiene, quello di Ucchin, fallo individuale su di lui e quindi gli arbitri imitano i giocatori del Fondi a battere il pallone proprio da dove, proprio dove è stato commesso il fallo. Raccoglie il pallone Ponticella, lo passa a De Benedetto, però qui De Ponticella spreca tutto a tu per tu con San Paolo, botta centrale sul portiere del Brixen, ex giocatore del Bressano tra l'altro, lo ricordiamo. Amato, Ciutura, Bressanone in attacco. Amato all'indietro per Koloduk che con il mancino in finte di palleggio poi va a realizzare il 17-14, stava per ripartire Fondi in attacco ma era rimasto a terra nel frattempo Stanislav Koloduk, l'ucraino classe 95 del Brixen. Chiamato l'intervento dello spazzolone, si attarda la rimessa in gioco, arriva però adesso in questo preciso istante il fischio dei direttori di gara, 17-14 per il Bressanone. Fondi che poteva ripartire subito con la difesa sguarnita del Brixen e poi però è rimasto a terra Stanislav Koloduk e quindi si è rallentato la ripresa della messa in gioco.
De Benedetto per Fondi, messo giù, 9 metri fischiato alla Banca Popolare. Quando i minuti trascorsi in questo secondo tempo sono poco più di 10. Cascone, De Torre, si fa vedere De Benedetto, ha lo spazio per andare al tiro, anzi no, perché preferisce appoggiarsi su Arena, anche se poi arriva il fallo fischiato ai danni del Brixen, e quindi 9 metri per la Banca Popolare Fondi. De Benedetto, brutto pallone però di De Torre per Piero De Benedetto, che non ha capito cosa volesse fare il proprio capitano, non ci sono capiti due. Brixen in attacco adesso con Amato, Koloduk, la botta di Zizzo con la mano alta, mano in faccia a Koloduk, e due minuti per Luciano Zizzo, che quindi lascia il Fondi in inferiorità numerica. Nove metri per Bressanone, battuto adesso Mulogger, Koloduk si appoggia centrale su Ciutura, Amato, ancora Devor Ciutura a liberare Pivetta con il destro, gran gol qui di Riccardo Pivetta, che non lascia scampo Voliuvaz. 18-14 e più 4 per Bressanone, gran gol di Riccardo Pivetta, beccato alla grande da Ciutura, non ha perdonato dalla sinistra del Brixen. Brixen che quindi ora 4 gol di vantaggio sul Fondi, Fondi che è in attacco e può attaccare, lo fa con De Benedetto. Arena perde il pallone qui, Fondi stava per approfittarne il Brixen, gli arbitri però hanno fermato il gioco perché c'era stato un fallo in attacco, anzi scusate, un fallo in difesa commesso dal Brixen. Arena, De Benedetto, De Torre, Piero De Benedetto, serve Luigi Arena, De Benedetto a cercare, anzi no, poi fa tutto da solo l'argentino, trova un gran gol qui De Benedetto. 18-15, si riporta sul meno 3 Fondi. Amato però, Ciutura, il destro di Ciutura che mette il pallone in porta alle spalle di Voliuvaz, e non amen, il Brixen si riporta sul più 4, 19-15. Ha approfittato di una difesa di Fondi messa male in quella circostanza il Brixen, che è andata a trafiggere Voliuvaz con Devor Ciutura. De Benedetto prova a servire Arena, ma c'è Koloduk, il marcatore individuale su di lui. Arena che però viene servito in questo momento, perde però il pallone il numero 11 di Fondi, c'era stato però un fallo ravvisato prima dai direttori di gara, quindi condizione a favore di Fondi, anzi no, perché arriva il time out chiamato da Giacinto De Santis. E quindi terminati i time out qui al Palasport di Fondi, time out l'ultimo, quello chiamato da coach Giacinto De Santis sulla panchina della Banca Popolare Fondi, per ovviamente registrare qualcosa visto lo svantaggio di 4 gol nei confronti del Brixen. Il punteggio recita infatti 19-15
a favore della formazione altoatesina. Ora il Fondi però a condurre questa manovra d'attacco. Pennacchio aveva perso per un attimo il pallone, gli arbitri però scusate, aveva prima fischiato un 9 metri per il Fondi, detto Re Arena. Fondi che quindi permane in attacco, viene messo giù Arena e arriva un 2 minuti sanzionato ad Andrea Basic per il fallo commesso su Luigi Arena. Metri per Fondi che adesso deve approfittare della superiorità numerica, visto che Brixen con l'assenza, con l'uscita fuori dal campo di Basic con 9 in meno. De Benedetto, Arena ha provato a cercare con un bel assist qui Arena, Ponticella sui 6 metri. Non ci è arrivato per un attimo il numero 24, De Benedetto. Ponticella che raccoglie il pallone, palla che si stampa sul palo qui, sfortunato Ponticella, sfortunato il Fondi. È ripartito Brixen, fermata però l'azione di Mitteruzner. Mitteruzner che poi ha passato il pallone a Colodiuk che fa girare adesso il pallone il Brestanone. Mitteruznev, Colodiuk, si va a vedere il numero 61 che serve ancora all'ucraino. I tentativi di palleggio e di finte da parte di Stanislav Colodiuk che viene fermato dalla difesa di Fondi e va a guadagnarsi un 9 metri. Ciutura, il destro di Ciutura, un altro fulmine a ciel sereno di Devor Ciutura, in grande spolvero questa sera. Arena dall'altra parte, va a infilare il pallone alle spalle di San Paolo. E quindi adesso il punteggio recita 20-16. Non è cambiato nulla perché i gol di svantaggio del Fondi restano sempre 4 e i minuti trascorsi in questo secondo tempo sono quasi 16. Mitteruzner, il fallo su di lui di Zizzo che poi lo cintura e lo manda giù, e qui arriva giustamente il 9 metri fischiato a Bressanone. 9 metri battuti in questo momento. Il tiro di Amato che mette il pallone alle spalle di Boljuvac, gran destro, anzi si trattava di Christian Mitteruzner, chiedo scusa, con il numero 61, gran gol qui di Mitteruzner che è andato a far male alla difesa di Fondi. 21-16 più 5 per Bressanone. Arena, la banca popolare in attacco adesso. De Benedetto, Pennacchio, il mancino di Pennacchio troppo centrale per poter infastidire, per poter impensierire più che altro San Paolo. Colodiuk si riversa in attacco a Bressanone. Ciutura, Amato, ancora Ciutura. Colodiuk, Mitteruzner, il tentativo di tiro da parte di Christian Mitteruzner, la risposta immediata pronta di Voljovac. Mitteruzner fa tutto da solo, poi giustamente arriva il passi chiamato dai direttori di gara. Ripartenza Fondi, velocità con De Benedetto che ha provato a scaricare per Ponticella, nulla da fare però. Riparte Brixen con i balli che poi a tu per tu con Voljovac spreca l'opportunità di portare il Brixen sul più 6 e qui il tiro da parte di De Benedetto, palla che termina dentro, 21-17, gran gol del Fondi.
si riporta dunque sulla situazione di meno 4 con 2 minuti giocati, sono 18, ne mancano 12 alla fine della partita, e il Bressanone adesso a far girare il pallone, Ciutura a liberare sui 6 metri i balli, bracconato addirittura da 3 giocatori della Banca Popolare Fondi, 9 metri quindi per la squadra in maglia bianca. Ciutura, il destro di Ciutura, e qui si lascia trovare impreparato ancora una volta Voliuaz, 22-17, dall'altra parte la svirgolata di Nestor Pennacchio, 22-18, adesso è una partita un po' così, con le due squadre che sembra si stiano limitando a fare il compitino, anche se comunque il Fondi è quella che dovrebbe proporre maggiore propositività, maggiore verve, soprattutto in fase di difesa dove sta subendo troppo gli attacchi del Brixen. Qui arriva anche un 7 metri adesso fischiato a favore del Bressanone, sul punto di battuta si porta per il quarto tentativo Ciutura, che però questa volta sbaglia, quindi 3 su 4 per lui dai 7 metri, la manona di Voglio a dire di no al numero 40 del Brixen, il tiro qui di Arena che ha sparato alto, c'era stato però un fallo sanzionato a favore della Banca Popolare Fondi, 9 metri. Metri battuto in questo momento De Benedetto in posizione di centrale, servito in questo momento da Casconi, che poi riceve un'altra volta il pallone, poi De Benedetto che però non raccoglie bene la palla, può ripartire, anzi è ripartito già il Brixen in attacco, che con Christian Mitteruzener trova il 23-18, pallone perso qui dal Fondi in attacco, fallo però fischiato dai direttori di gara, quindi svanisce la possibile ripartenza, il possibile contropiede per il Brixen. De Benedetto, le finte di De Benedetto che ha provato a spostarsi sulla sinistra, 9 metri però per la Banca Popolare, battuto in questo momento De Benedetto a servire Luigi Arena, si fa vedere ancora l'argentino Cascone a servire sempre Piero De Benedetto, Arena, il destro di Arena, la parata di San Paolo, palla sul palo, poi in qualche modo si salva Brixen che riparte con Kolodiuk che trova sui 6 metri solo Soletto, Basic che però spreca tutto e spara il pallone su Voliuaz. Ciutura, Amato ragiona giustamente adesso l'azione di attacco, il Brixen con i 5 gol di vantaggio. Kolodiuk, il mancino, palla che termina a lato della porta difesa da Voliuaz. Arena, Cascone per Pennacchio, il fallo poi su Pennacchio. 9 metri per la Banca Popolare Fondi. De Benedetto, Cascone, Arena, ancora Francesco Cascone, si fa vedere Daniele Ponticella, arriva De Benedetto che ha lo spazio per andare al tiro, aveva tutto, aveva quasi una pratica davanti qui De Benedetto, sparato però fuori, qui il tentativo di tiro di Mühlhauger, para però Voliuaz e quindi ne approfitta il Fondi in velocità di partenza con De Benedetto, il tiro smorzato però dalla mano di San Paolo, dall'altra parte velocemente Brixen con i balli che questa volta non sbaglia, tu per tu con Voliuaz. E mette il pallone dentro del 24-18 e arriva qui il timeout chiamato da De Santis
che ovviamente non sarà contentissimo di come i suoi stanno disputando queste ultime fasi di gara. Ritorna in campo Bressanone sotto ancora le direttive di De Santis, invece il Fondi. Vengono liberati in questo momento i giocatori della Banca Popolare Fondi, un Fondi costretto a rincorrere addirittura 6 reti di svantaggio contro Brixen, che negli ultimi minuti sta praticamente gestendo la gara a proprio piacimento. Infatti, come dicevamo prima, se c'è una squadra che deve andare a disturbare, imporre il proprio gioco, in particolar modo quello ovviamente il Fondi. Arena, Cascone, Arena, il destro di Arena, la palla che termina alta, si salva Brixen, Amato, Mitteruzner. Entrano Ciutura e Pivetta nel frattempo tra le fila di Bressanone. Ciutura a servire Koloduk, Cascone in marcatura individuale su Devor Ciutura, Koloduk però servito con il mancino, si appoggia su Pivetta. C'è stato un 9 metri fischiato dagli arbitri, c'è anche la segnalazione di passivo e quindi deve affrettare la conclusione verso la porta il Brixen. Koloduk arriva il passi, qui giustamente fischiato dai direttori di gara. Ponticella riparte Fondi, ma si schiera subito in difesa il Brixen. Arena, De Benedetto, il destro di De Benedetto, qui da una posizione più che da una posizione di campo, da una posizione in cui era schierato con il corpo praticamente quasi girato, ha tentato di sorprendere San Paolo da quella distanza. Nulla da fare però per Fondi, e qui arriva il time out chiamato questa volta invece da Ciutura sulla panchina del Brixen. 24 e 28 sul cronometro, mancano poco meno di 6 minuti al termine dell'incontro. Terminati i time out, si apprestano a far ripartire il gioco le squadre, soprattutto il Bressanone nello specifico, che conduce ora il match con 6 gol di vantaggio. Koloduk a servire Pivetta, poi Amato, c'è la segnalazione di passivo, Amato, Koloduk, il mancino, si oppone Voljubac. Poi nulla da fare per Brixen, riparte Fondi, Cascone, Pennacchio, l'appoggio centrale su Arena, il destro di Arena, pallone che termina fuori, è stato però sporcato da
la difesa del Brixen. De Torre a servire Zizzo, il tiro di Zizzo a scavalcare, a voler scavalcare perlomeno San Paolo, che però anche fortunato con quasi il collo, quasi con la testa, si è opposto al tiro di Luciano Zizzo. 24-18, rimane invariato il punteggio. E ora Bressanone con le contromisure in attacco, a poter far male alla Banca Popolare e a portarsi, per portarsi sul più 7. Il fallo qui commesso da Arena su Mitteruzner, 9 metri per Bressanone, battuto da Basic in questo momento. Kolodiuk, Basic sui 6 metri, sbaglia ancora Andrea Basic, si fa trovare pronto Boljubac. Arena, De Torre a servire Zizzo, ancora De Torre, Arena, il tiro di Luigi Arena che è stato però messo giù. Arriva una chiamata dai 7 metri dei signori Cosenza e Schiavone sul punto di battuta, questa volta non vale Benedetto ma va capitan Stefano De Torre per il Fondi. E tra i pali del Brixen al posto di San Paolo entra con il numero 91 Michael Ploner. De Torre contro Ploner e qui si rileva decisamente vincente la scelta di Ciutura di schierare Ploner al posto di San Paolo, quindi con questo cambio portieri. Ha sbagliato De Torre dai 7 metri, Fondi poteva portarsi sul 19-24, nulla da fare però, adesso il Brixen in attacco anche se c'è la segnalazione di passivo. Metri che deve essere ribattuto Ciutura, fallo su di lui, si rimane lì con la formazione in maglia bianca, il possesso del pallone qui, tiro forzato, forzatissimo di Ciutura. Fondi che prova ad affacciarsi dalle parti della porta di San Paolo, spreca tutto però con troppa superficialità. Nestor Pennacchio. Kolodiuk. Ancora l'ucraino. Perde per un attimo il pallone Brixen, poi lo recupera però con Christian Mitteruzner, 9 metri battuto, Martin Amato, il destro di Amato, palla che termina dentro, palla da una parte, portiere dall'altra, complice forse anche una deviazione. 25-18 per Brixen che adesso sta letteralmente prendendo il largo. E Fondi che sta affondando sempre più. Ormai la partita praticamente conclusa in termini di punteggio, chiaramente, perché mancano ancora 1 minuto e 30 secondi da giocare. Qui ci saranno 7 metri adesso a favore della Banca Popolare in Fondi, sul punto di battuta questa volta si porta De Benedetto, che se non ricordiamo male hanno realizzati 2 su 2 dei 7 metri. Ancora una volta per il Brixen entra Ploner al posto di San Paolo, Ploner che prima ha ipnotizzato sempre dei 7 metri Stefano De Torre, vediamo se questa volta riuscirà nell'impresa anche contro De Benedetto. De Benedetto contro Ploner, la prima finta e poi con la seconda però De Benedetto mentre mette il pallone dentro. 25-19. Sono 6 adesso i gol di svantaggio del Fondi. Quando mancano 60 secondi da giocare, poi la partita sarà conclusa. Fallo in attacco qui del Brixen. Raccoglie il pallone De Torre, De Benedetto.
riparte la formazione di De Santis in attacco, Cascone, De Torre, De Benedetto, il tiro di De Benedetto è rimasto in porta per il Brixen, Michael Ploner, il gol di Piero De Benedetto, 25-20. Ma mancano 30 secondi da giocare, il Brixen con 5 reti di vantaggio ha praticamente messo in cassaforte questo incontro. Il fallo qui commesso su Basic. Chiedo scusa, fallo dai 9 metri, ma tu in questo momento ne approfitta Fondi con Pennacchio, lo scarico su De Benedetto, poi ancora Nestor Pennacchio con il mancino. Palla alle spalle di Ploner, 25-21, la rete è stata convalidata, ma arriva anche il suono della sirena, quindi partita che si conclude con il punteggio di 25-21 a favore del Brixen. Brixen che quindi va a 6 punti con 3 partite in meno da giocare, Fondi rimane a quota 4, le due squadre, lo ricordiamo, prima di questo incontro erano appaiate proprio con a 4 punti in classifica. Ora però il Brixen, scusate, si allontana proprio dalla banca popolare. Prima di chiudere ricordiamo quelli che sono i prossimi appuntamenti delle due squadre. Si giocherà sabato 28 novembre, il Brixen ospiterà tra le mura amiche l'Albatro Siracusa, mentre il Fondi dovrà fare una lunga trasferta in quella di Merano affrontando fuori casa i Black Devils. Ricordiamo il punteggio, Brixen batte la Banca Popolare di Fondi per 25-21. È tutto dal Palasport di Fondi, grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto da Vittorio Pannone, buon proseguimento sui canali di Eleven Sports.